Sanremo Live. Come siamo a vibrazione questa mattina? Bella. La mattina le vibrazioni sono sempre molto mattina, appena ti svegli, di capire veramente dove sei, in che circo sei, è faticoso. Soprattutto quando la sera prima, dopo una giornata pazzesca di impegni, esci. Quindi ieri siamo andati a trovare Diodato, Roy Paci, abbiamo trovato anche Negramaro, e quindi mi è fatto un po' tardi, insomma. Un pochino tardi, dai, proprio. Faccio fatica anche a dirlo, nel senso che per l'emozione che sto provando in questo momento. E comunque tutto a posto. Infatti io devo dire, per condicio, neanche io tolgo gli occhiali e vi adoro, perché è la prima intervista che riesco a fare senza, con gli occhiali, e per una donna che ci sono delle occhiaie che non... Perché? Di solito... No, diciamo, perché di solito ti chiedono di togliere gli occhiali. No, tutti fanno le interviste senza occhiali. No, no, noi facciamo con gli occhiali, che ci frega. Bellissimo, così no, tanto, ma tanto non è che c'è, non è che se ho gli occhiali accade, succede qualcosa. Ah, no, siamo più anche fighi, dai, facciamo un po' più. Sì, diciamo, diciamo così, diciamo così. Allora, li presentiamo, dai, voglio, dai, presentiamoli. Francesco. Allora. Ciao, ciao. Ale. Ciao, passo. Volevo fare un'intervista, finalmente ce l'ho fatta. Allora, benvenuti alle vibrazioni. Vi presento. Ciao Alessandro, grazie per la domanda. Io mi chiamo Marco. Ottimo, non avevo capito che eri tu Marco. Poi... Ciao, buongiorno, io sono Stefano. E oggi esce il nostro disco, V. V, allora, ne parliamo. V, oppure numero romano 5, cosa rappresenta questa V, questo ritorno, questa parentesi finita, finalmente si ritorna, nuove vibrazioni, sound, che tra le altre cose, la domanda, visto che questi anni avete fatto anche cose diverse, in questo album avete apportato da queste esperienze, quindi sound, musica, rock... Vi come siamo felici di esserci ritrovati, è un album che sicuramente racchiude per i miei tante storie di vita, vita quotidiana, dove spero ognuno si possa ritrovare in questo album. Ha un sound secondo me molto molto sincero, vero, valvolare ma molto attuale, è un gran bel album, io lo comprerei. Se fossi in te, sì, ma anche se fossi in te che ci stai guardando in questo momento, facciamo tirare la macchina a sole, a sole. Non riesco a farla stamattina. Che dire, devo fare la macchina. Comunque, io sto apprezzando lo spettatore questa intervista, che sembra quando fai zapping fra i canali, no? C'è lui che sembra una confessione intima di chissà cosa. Poi passi veramente sulla televendita di Vanna Marchi. Poi c'è l'agenzia di viaggi di Sberla dell'A-Team. Sberla dell'A-Team, è lui, è vero. Siamo un po' l'A-Team, noi possiamo dire che siamo un po' l'A-Team, sì, sì, sì. Posso tenere il microfono, grazie. Ciao. Me ne vado, è stato bellissimo. Dopo, vi dico, 13 anni dopo, la differenza, c'è qualcosa che potete trovare oppure sul palco, qualche rispetto a 13 anni fa che vi ho intervistato, vi ho anche passato una telefonata in diretta e all'epoca l'ha detto stampa, mi ha ammazzato. Che voi non ve lo ricordate, però vediamo se, allora vi voglio ricordare un aneddoto, anzi, avete suonato l'anno 13 anni fa con una band dopo che vi siete esibiti. In piazza, con una bella, vai, con una bella bottiglia di vino rosso. I Velvet, certo, eravamo sul camion che avevamo fatto in piazza qua a Sanremo. Sì. No, quello me lo ricordo, l'unica cosa che mi ricordo. Oltretutto, ma dello show, poi a un certo punto non ricordo più niente. Cioè. Io me lo ricordo benissimo, ero anche un po' più giovincella, ero lì che vi... Non avevamo sì, no, ma esatto. Ma, bello, bello, mi ricordo, è fantastico, avevamo preso il camion che si apriva e diventava un palco. No, ricordo che tu hai preso questa bottiglia di vino rosso e ci hai fatto impazzire, poi ce l'hai buttata tutta quanta. Ah sì, ecco, questo già non lo ricordo perché probabilmente l'avevo già bevuta in parte. E invece, se dovesse scegliere una band di quest'anno, visto che ce ne sono veramente tantissimi, per fare un po' di pura follia, rock puro. Colors, perché sono parte, sono degli amici, ma sono un po' i nostri nipotini, voglio dire, abbiamo insomma, siamo sempre incrociati, hanno suonato, sono riusciti a fare qualche giro nei locali
a Milano, dove abbiamo suonato noi storici, poi ovviamente a Milano hanno chiuso tutti i locali perché hanno detto no, non va bene tenere per bene, è sbagliato far suonare la gente in giro e li hanno chiusi purtroppo. Però i Color sono sicuramente un, li reputiamo veramente i nostri nipoti, perché sono ragazzi in parte molto bravi, con un potenziale notevole, e freschi e attuali, molto attuali. Certo, poi invece ci sono anche i Decibel dall'altra parte, che sono invece coloro dal quale noi dovremmo solo imparare e apprendere. Sono delle belle situazioni quest'anno, è bello il fatto che ci sono anche delle band, molto. E una domanda, l'ultima domanda, il vostro tour, i club, volete ritornare nuovamente a far sentire le vostre vibrazioni? Dove vi vedremo? Dateci un po' di tappe. Cos'è l'ufficio club? Partiremo dal 16 marzo. Vedi che casino. Sì, faccio fatica giustamente a fare una domanda un po' più, però sono così belli, quindi... Ah, sì, mangia. 16 marzo, 12 tappe, 12 club per tutta Italia. Grazie, dalle vibrazioni, ciao. All inclusive. Allora, microfono, buone vibrazioni, salutiamo i telespettatori di Merito TV. Ciao a tutti gli amici di Merito TV, dalle vibrazioni, con un toast incluso nel CD. Grande, eh?